Siamo così arrivati alla fine del nostro percorso sui sacramenti come segno e strumento della misericordia di Dio. Le grandi opere della salvezza che il Signore ha compiuto nel passato e sono documentate nella Bibbia, continua a compierle anche oggi. Nella vita dei santi ne abbiamo la dimostrazione più evidente. Nella nostra vita si realizzano le stesse grandi opere che il Signore continua a operare, a mostrare cioè la sua misericordia, a darci la sua salvezza. I sacramenti sono anzitutto la partecipazione al mistero pasquale di Cristo. I tre sacramenti della iniziazione cristiana, battesimo, cresima ed eucaristia, sono quei gesti che fanno il cristiano. È la preghiera della Chiesa come mediazione di Cristo che fa nascere una persona nuova, inserita nella realtà di Cristo. E ciò che viene fatto in modo unico e irripetibile da battesimo e cresima è continuato dall'Eucaristia. I sacramenti medicinali della penitenza e dell'unzione sono la misericordia di Dio per i peccatori, per i malati, per i deboli, come forza per poter affrontare il combattimento della vita, della malattia e della morte. Gli altri due sacramenti, l'ordine e il matrimonio, hanno una particolare valenza ministeriale. Sono sacramenti di impegno, di servizio. Non sono necessari per la salvezza e non sono per tutti. Sono modi con cui la Chiesa riconosce un'opera straordinaria di Dio attraverso alcune persone. Le persone ordinate e le persone sposate sono segni e strumenti della misericordia di Dio in due modi diversi. Le cose da dire sulla realtà sacerdotale e matrimoniale sono tantissime. Il tempo che ho a disposizione non è assolutamente sufficiente per impostare un discorso completo. E quindi mi attengo agli elementi essenziali per cercare di trasmettere il contenuto di fondo, il valore fondamentale di questi sacramenti. E iniziamo dal sacerdozio. Il termine ordine è tipicamente latino e dice appunto un sistema sociale, una struttura ordinata. Nella società romana esistevano vari ordini di cittadini e quindi quella terminologia è stata adoperata per indicare un gruppo di persone che costituiscono un collegio sacerdotale, un ordine appunto.
Il termine specifico però è piuttosto sacerdozio. Ora, nel Nuovo Testamento di sacerdozio si parla poco. Antico Testamento invece è pieno di discorsi sul sacro, sul tempio, sui sacrifici e sugli uomini addetti a questi riti sacri, che sono appunto i Leviti, un libro intero nel Pentateuco, si chiama Levitico, è proprio il cuore dell'istruzione fondamentale di Mosè, il libro dei Leviti sul sacerdozio e tutto ciò che è attinente ad esso. L'Antico Testamento è pieno di elementi sacerdotali. Il nuovo invece no. Se ne parla, ad esempio, nei Vangeli o negli Atti degli Apostoli, sempre solo per indicare delle persone della società giudaica, in genere oppositori di Gesù. I sacerdoti sono nominati nel Vangelo come avversari di Gesù. Gesù non apparteneva ad una famiglia sacerdotale, non era della stirpe levitica, non ha fatto durante la sua esistenza terrena nessun gesto di culto sacerdotale, non era ammesso, non gli competeva. I suoi discepoli hanno ereditato la missione simile a quella di Gesù, predicare e guarire i malati. Non ci sono elementi propriamente sacerdotali, secondo lo schema dell'Antico Testamento, relativo al culto, all'ambiente sacro. È solo la lettera agli Ebrei che sviluppa e approfondisce il grande tema del sacerdozio di Cristo. La lettera agli Ebrei, opera di un uomo molto intelligente, geniale teologo della prima comunità cristiana, dell'ambiente di San Paolo, ha riflettuto su questo elemento che mancava nei testi e ha precisato, proprio con una ricerca attenta sui testi biblici, che si può affermare che Gesù è sacerdote, ma non secondo il modo di Aronne o di Levi, ma in un altro modo. Ha trovato un versetto del Salmo 109 in cui si dice: tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. E quindi ha ragionato su quel modo straordinario. Melchisedec è un personaggio dell'antichità, di lui non si sa praticamente nulla, e quindi l'autore della lettera agli Ebrei dice che questo modo straordinario del re di giustizia dice che Gesù è sacerdote, ma in modo diverso dai Leviti. Ora, il concetto di sacerdozio, in questo caso applicato a Gesù, noi lo possiamo intendere facilmente come mediatore, intermediario. Gesù è sacerdote in quanto è mediatore fra Dio e l'uomo. La mediazione è un'opera indispensabile. Due persone
che sono in conflitto fra di loro, per rappacificarsi hanno bisogno di un mediatore, hanno bisogno di un amico che sia legato ad entrambi e stimato da tutte e due, il quale può riavvicinarli. L'esempio più classico della mediazione è quella del traduttore. Due persone che parlano due lingue diverse non si capiscono fra di loro se non c'è un mediatore linguistico, un intermediario che sappia entrambe le lingue. Comprende la lingua dell'uno, traduce in modo che l'altro capisca, ascolta la risposta, la traduce e la trasmette. E i due comunicano fra di loro passando attraverso il traduttore. Direttamente non si capiscono. Questa è una immagine molto utile e importante per riflettere sulla relazione fra l'uomo e Dio. In qualche modo c'è inimicizia fra l'uomo e Dio. Si sono rotti i rapporti. Noi diciamo si sono rotti i ponti. C'è bisogno di un pontefice, cioè un costruttore di ponti. Il termine latino pontifex designa colui che fa i ponti. Se si sono rotti, bisogna rifarli. Ci vuole uno che sappia fare il collegamento fra le due sponde. Dio e l'uomo parlano lingue diverse, non si capiscono direttamente. C'è bisogno di un traduttore intermediario. Gesù è il mediatore ideale. Per questo viene definito sacerdote. Perché essendo vero uomo e vero Dio, in un'unica persona, egli ha unito in sé le due parti. È amico di Dio ed è amico dell'uomo. Parla la lingua di Dio e parla la lingua dell'uomo. Sta da entrambe le parti. Egli è l'unità in persona. In lui c'è questa unione perfetta. Quindi il sacerdozio cristiano coincide con la persona di Cristo. Gesù è l'unico vero eterno sacerdote. È l'unico in grado di fare da mediatore. San Giovanni adopera molte altre immagini. Definisce Gesù la porta, lo definisce la via, la verità. Sono tutte espressioni che richiamano questa idea della mediazione. Dobbiamo fare ben attenzione quando parliamo del sacerdozio di Cristo, perché questa qualità fondamentale di Gesù viene trasmessa alla Chiesa, al corpo di Cristo che è la Chiesa. Quando parliamo di Gesù sacerdote, non lo presentiamo come il modello dei preti, ma come il modello dei cristiani, della Chiesa, perché la Chiesa è un corpo sacerdotale. Difatti,
gli unici testi apostolici in cui si fa riferimento al sacerdozio sono la prima lettera di Pietro e l'Apocalisse. Sacerdozio dei cristiani è presentato da queste due opere del Nuovo Testamento. E si parla al plurale dei sacerdoti. Il popolo cristiano è un popolo sacerdotale. Pietro nella sua lettera adopera una forma greca particolare, ierateuma, che non è l'astratto sacerdozio, ma è il collegio sacerdotale, un insieme strutturato, come strateuma, che indica l'esercito, l'insieme dei soldati, o politeuma, che indica l'insieme dei cittadini. E così ierateuma è l'insieme dei sacerdoti. Ma Pietro dice che il popolo cristiano è un collegio sacerdotale. Questo è il secondo passo importante. Cristo è il sacerdote. La sua qualità sacerdotale passa alla Chiesa, perché la Chiesa, in quanto corpo di Cristo, è tutto ciò che è Cristo. Ricordate, il nostro punto di partenza riguardava la definizione di Gesù come sacramento dell'incontro con Dio. Qual è il primo sacramento? Gesù Cristo. E il secondo? La Chiesa. Poi vengono i sette sacramenti. Ma se non si capisce questo schema, i sette sacramenti non stanno da nessuna parte o finiscono per essere riti magici. È sempre in tutti questi discorsi fondamentale il riferimento a Gesù, che è il segno e lo strumento della salvezza. Cristo istituisce la Chiesa, una comunità di persone a cui trasmette le proprie caratteristiche e affida la propria missione. La Chiesa quindi diventa il sacramento continuato di Cristo, segno e strumento di salvezza nel tempo e nello spazio. La Chiesa, intesa come l'insieme dei battezzati, è un collegio sacerdotale. Dunque, quale sacramento comunica il sacerdozio di Cristo? Il battesimo. In quanto battezzata, una persona è sacerdote, cristiano, consacrato da Cristo, che è l'unto, riceve quella connotazione di re, sacerdote e profeta, che è la caratteristica dei battezzati. Questa idea non è molto diffusa, né molto conosciuta, ma è una verità di fede fondamentale, chiarissima, documentata biblicamente e sempre accettata. Il sacerdozio comune dei fedeli è l'elemento basilare. Tutto quello che i cristiani fanno nella loro vita, tutto, ha funzione regale, sacerdotale e profetica. La vita di ciascuno, non come individuo indipendente, ma come parte del corpo che è la Chiesa, è
una vita sacerdotale. Cosa vuol dire? La Chiesa è mediazione di salvezza. La Chiesa è una comunità di persone che sono anzitutto segno di una salvezza realizzata. Sono il segno, la prova, la testimonianza che la salvezza si è realizzata. Noi siamo i salvati. E perché salvati diventiamo collaboratori di Cristo Salvatore per portare la salvezza al mondo intero. Gesù è colui che porta Dio all'uomo ed è colui che porta l'uomo a Dio. Tutte e due sono necessari i movimenti, discesa e ascesa. Ugualmente la Chiesa ha il compito di portare Dio agli uomini e gli uomini a Dio. Ed è il compito di ogni cristiano, di ogni comunità cristiana. Il rischio gravissimo è quello di chiuderci in circoli di persone che si accontentano di essere quello che sono, di conservare quella salvezza che pensano di avere ottenuto e dimenticano l'impegno della mediazione, della comunicazione, della trasmissione della salvezza. Purtroppo il rischio lo corriamo seriamente di essere comunità chiuse o sedute, adagiate, che si dimenticano l'impegno di mediazione con il mondo e si accontentano di vivere bene o di non fare del male, di stare chiusi nel proprio ambiente e di lasciare che il mondo vada per la propria strada. Se la Chiesa è questo, non svolge più il compito sacerdotale. Ed è un fallimento nella esperienza ecclesiale. Ora, perché la Chiesa possa effettivamente svolgere questo compito sacerdotale, Gesù ha lasciato ad alcuni l'incarico di animare i fratelli e di trasmettere quelle caratteristiche. Il compito degli apostoli è quello di guidare il gruppo cristiano, trasmettendo la parola di Gesù, comunicando la sua grazia. Ed è proprio nella esperienza degli apostoli, piccolo gruppo scelto per guidare gli altri, che si radica la teologia del sacerdozio ministeriale. Due volte adoperiamo lo stesso termine sacerdozio, distinguendo il sacerdozio battesimale dal sacerdozio ministeriale. Il primo è di tutti i battezzati, il secondo è solo di alcuni, ma non è un privilegio, è ministeriale, quindi di servizio. È il compito di servizio perché tutti gli altri possano svolgere il compito di sacerdozio battesimale. Il sacerdote ministeriale è al servizio di tutta la comunità perché ciascuno
possa fare bene la sua parte di cristiano. Ed è necessario che prima di essere sacerdote ministeriale sia iniziato alla vita cristiana. Ed è stato a sua volta iniziato da altri. C'è una catena continua di intermediari. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci metta al mondo. Non ci siamo fatti da soli. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci insegni a vivere. Non abbiamo imparato la lingua italiana perché abbiamo deciso che ci piaceva quella, ma abbiamo sentito delle persone che parlavano in quella lingua e abbiamo imparato quel che sentivamo. Ci è stato trasmesso la vita, il nutrimento, l'educazione, la cultura e così via. Abbiamo sempre bisogno di mediatori. Abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti a essere quello che dobbiamo essere. E a nostra volta diventiamo aiutanti. Una volta che la persona è cresciuta, può generare, può educare, dopo essere stata generata ed educata. Riceviamo e diamo. Questa dinamica è quella che Gesù ha scelto come struttura fondamentale per la sua Chiesa. Ed è una dinamica di famiglia, di organizzazione. C'è un testo nella lettera ai Romani in cui San Paolo fa riferimento al proprio ministero apostolico e lo qualifica con le caratteristiche sacerdotali. È l'unico caso in cui l'opera degli apostoli viene descritta con un linguaggio tecnicamente sacerdotale. Si trova nella lettera ai Romani, al capitolo 15, nei versetti 15 e 16. Ormai la lettera sta finendo, l'apostolo dice: vi ho scritto con un po' di audacia in qualche parte, come per ricordarvi quello che già sapete. A causa della grazia che mi è stata concessa da parte di Dio di essere un ministro di Gesù Cristo tra i pagani, esercitando l'ufficio sacro del Vangelo di Dio, perché i pagani divengano una oblazione gradita, santificata dallo Spirito Santo. In italiano non emerge molto il linguaggio sacerdotale, ma nell'originale greco questa sfumatura è importantissima. Paolo, dopo aver scritto un trattato di teologia, come è la lettera ai Romani, dice a quella comunità: vi ho scritto a causa della grazia che mi è stata concessa. Io ho ricevuto grazia, ho capito queste cose e, avendole capite, mi è sembrato giusto presentarvele e aiutarvi affinché anche voi le capiate. Ma quale grazia ha ricevuto? Di essere ministro di Gesù Cristo. In greco c'è la parola leiturgon, liturgo, è un concetto di ministro
ma legato all'idea di liturgia. Io sono un ministro di Gesù Cristo, un liturgo, colui che presiede la liturgia di Gesù Cristo nei confronti dei pagani, delle genti, di tutti i popoli, oltre agli ebrei, esercitando l'ufficio sacro del Vangelo. Non è possibile tradurre altrimenti. In greco Paolo adopera il verbo hierurgeo, fare cose sacre. È il termine tecnico dell'ufficio sacerdotale. Il fatto di avere predicato la salvezza e la giustificazione per fede, in forza del ministero che sta svolgendo, Paolo lo chiama azione sacra, ufficio sacerdotale del Vangelo. È sacerdote perché predica il Vangelo. È l'unico testo nel Nuovo Testamento in cui un apostolo si definisce sacerdote, sacerdote del Vangelo, affinché le genti diventino oblazione, offerta. E adopera proprio il termine tecnico prosfora, il termine che designa l'offerta sacrificale. I nostri fratelli ortodossi chiamano sempre il pane e il vino le offerte prosfora. È ciò che viene offerto sull'altare. Ma qui l'apostolo dice: perché le genti diventino offerta gradita a Dio. Io predico il Vangelo per fare in modo che tutti possano diventare sacrificio vivente a Dio gradito. Questa è l'applicazione del sacerdozio di Cristo all'apostolo Paolo, che in quanto predicatore del Vangelo sta svolgendo il sacerdozio ministeriale, affinché tutti coloro che accolgono il Vangelo possano essere sacerdoti battesimali, fare della propria vita un sacrificio santo e gradito a Dio. In questo modo noi comprendiamo perché nella Chiesa, corpo di Cristo, c'è bisogno di qualcuno che rappresenti Cristo capo e che abbia il compito di annunciare il Vangelo. È la mediazione generativa di trasmissione della grazia, proprio come avviene in una famiglia. E il compito affidato a qualcuno è servizio nei confronti di tutti. Nella prima comunità cristiana, per il primo secolo, non c'è stata una divisione precisa di compiti, anche la terminologia era ancora fluida, non ben determinata. Con l'inizio del secondo secolo si è precisata la terminologia e la organizzazione ecclesiale, come l'abbiamo noi oggi, 2000 anni dopo. Non è legata direttamente a Gesù, ha impiegato 70-80 anni per costituirsi, perché la Chiesa è nata come un gruppo di persone che si conoscevano e che avevano conosciuto Gesù, e poi è cresciuta a dismisura. Sono diventati cristiani in tanti, in tante città, e lentamente, a mano che le cose cambiavano, hanno dovuto organizzarsi. L'idea di fondo è quella.
l'organizzazione si è venuta strutturando nel giro di un secolo. E agli inizi del secondo secolo abbiamo la documentazione ricca e preziosa di Sant'Ignazio, vescovo di Antiochia, morto martire a Roma all'inizio del secondo secolo, il quale scrive diverse lettere ad alcune comunità cristiane dell'Asia Minore e in queste dà testimonianza esplicita della organizzazione ecclesiastica. Ogni città ha un vescovo, circondato da un collegio di anziani, aiutato da alcuni ministri. E ho adoperato vescovo come parola che noi non abbiamo tradotto, abbiamo deformato foneticamente da episcopos, ma non l'abbiamo tradotto in italiano, l'abbiamo preso come un termine tecnico. L'episcopos è il sorvegliante, è l'ispettore, è colui che ispeziona, che guarda dall'alto, è il responsabile della comunità. E il collegio degli anziani sono i presbiteri, sono i capi famiglia. Il termine presbitero non vuol dire vecchio, vuol dire più anziano, è un comparativo. Due fratelli, uno di 20 anni e l'altro di 18, quello di 20 è il più vecchio, non vecchio. Presbitero è un comparativo e quindi ha il significato di capofamiglia. Proprio nel linguaggio comune antico delle famiglie patriarcali molto ampie, dove c'era uno che rappresentava ufficialmente la famiglia e era il patriarca, il presbitero. Sono i capi famiglie della città, non intesa come famiglia matrimoniale, ma come gruppo. Un gruppo di persone, per poter essere affiatato, non può essere di 1000. Se arriva a 50-60 è già troppo grosso per essere gruppo familiare, dove le persone si conoscono, si stimano, si uniscono, si aiutano. E queste realtà di gruppi avevano degli animatori, degli anziani responsabili e maturi. Tutti questi anziani erano un collegio guidati da uno chiamato vescovo. E c'erano diversi ministeri, diaconi, cioè servitori, incaricati di vari ministeri all'interno della comunità. Questi tre elementi, diacono, prete, vescovo, sono considerati tre gradi dell'ordine sacro, tre modi del sacramento. E si comincia dal diaconato, si riceve poi il presbiterato e qualcuno anche l'episcopato. L'ordine è semplicemente questa costituzione di una persona nell'insieme del clero ordinato alla salvezza del popolo per il bene dei fedeli. Per verificare queste idee che ho cercato di comunicarvi, prendiamo due prefazzi del nostro messale. Prefazzi sono le preghiere che introducono il canone, la grande preghiera eucaristica.
c'è il prefazio dell'ordine, come c'è quello del battesimo, della cresima, del matrimonio, dell'unzione, se si celebra una messa per una iniziativa specifica sacramentale. Nel prefazio dell'ordine si dice: in Cristo, tuo Figlio, eterno sacerdote, servo obbediente, pastore dei pastori, hai posto la sorgente di ogni ministero nella vivente tradizione apostolica del tuo popolo pellegrinante nel tempo. Questo è un elemento importante, non l'avevo precisato, lo chiarisco adesso. Il popolo pellegrina nel tempo, cioè di generazione in generazione cambia. E gli apostoli hanno continuato l'opera di Gesù, ma sono morti anche loro. E il popolo che continua a vivere dopo la morte degli apostoli, da chi è guidato? Dai successori degli apostoli. Da qualcuno che ha ricevuto dagli apostoli l'istruzione e l'ordinazione. Sono gli apostoli che trasmettono il loro incarico ad altri. Ad esempio, Paolo costituisce Timoteo e Tito responsabili delle comunità. Lascia quei due discepoli a continuare l'opera che ha iniziato lui. Gesù è la sorgente di ogni ministero. Ma questa sorgente continua a effondere nella vivente tradizione apostolica. E l'ordine, per essere valido, deve conservare la tradizione apostolica. Cioè, viene trasmesso da un vescovo, ordinato da un altro vescovo, che è ordinato da un altro vescovo e che, andando indietro, è stato ordinato dagli apostoli. I nostri sacerdoti, i nostri vescovi, sono stati ordinati dagli apostoli. Non si è saltata una generazione. Noi riconosciamo i nostri nonni, forse i bisnonni, i trisnonni non sappiamo già più chi fossero. Se andiamo indietro di 10 generazioni non sappiamo più niente. Ma sicuramente abbiamo avuto il padre del padre del padre del padre del padre fino all'inizio del mondo. Non ha saltato una generazione. Il fatto che noi non li conosciamo non significa che non ci sono stati. Perché il nostro bisnonno nascesse, c'era bisogno di un padre e di una madre. E così via. Come per la nascita, così anche il ministero è condotto in modo genetico, da uno all'altro, da persona a persona. Se qualcuno prendesse l'iniziativa sua, non sarebbe nella vivente tradizione apostolica, non avrebbe un sacerdozio valido, non avrebbe quel compito nato direttamente da Cristo per costituire la Chiesa, con la varietà dei doni e dei carismi. Tu scegli e costituisci i dispensatori dei santi misteri, perché in ogni parte della terra sia offerto il sacrificio perfetto e con la preghiera e i sacramenti si edifichi la Chiesa, comunità della nuova alleanza, tempio della tua lode. Ecco il tempio di cui è sacerdote il prete. La Chiesa, comunità della nuova alleanza. E perché sono stati costituiti
i ministri per essere dispensatori dei santi misteri, perché anzitutto sia celebrato il sacrificio perfetto dell'Eucaristia e perché con la parola e i sacramenti si edifichi la Chiesa. Quindi il compito del sacerdozio ministeriale è quello di edificare la Chiesa attraverso la parola e i sacramenti. Ce n'è un altro prefazio teologico molto bello che adopera il Vescovo nella messa del Crisma, quella messa che celebra solo il Vescovo diocesano una volta all'anno, il Giovedì Santo, per la benedizione degli oli sacramentali. Il prefazio della messa del Crisma dice così: con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il Cristo tuo Figlio pontefice della nuova ed eterna alleanza e hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli, il Cristo, comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti e con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che mediante l'imposizione delle mani fa partecipi del suo ministero di salvezza. Qui c'è una sfumatura particolare nella traduzione italiana che non è fedele all'originale latino. Affetto di predilezione viene attribuito a Cristo, cioè sceglie qualcuno tra i fratelli con affetto di predilezione, perché vuole più bene che agli altri. Il testo latino dice: fraterna homines eligit bonitate, con bontà fraterna sceglie degli uomini affinché siano partecipi del suo ministero. Quindi con fraterna bontà il Cristo da fratello sceglie degli uomini perché diventino suoi fratelli, partecipi del suo particolare ministero. Come si trasmette questo compito? Con l'imposizione delle mani. È il segno della trasmissione di un potere, ma avviene anche nel battesimo, nella cresima, nell'eucaristia, nell'unzione dei malati. Tu vuoi che nel suo nome rinnovino il sacrificio redentore, preparino ai tuoi figli la mensa pasquale e servi premurosi del tuo popolo lo nutrano con la parola e lo santifichino con i sacramenti. Da questa immagine io deduco un compito fondamentale. Il prete è l'uomo di casa, quello che deve far da mangiare. È un po' strano rispetto a uno schema abituale, ma questo antico testo dice che il compito dei preti è preparare ai figli la mensa pasquale, preparare la tavola dove si mangia la Pasqua. Sono quelli che fanno da mangiare. Ma quelli che fanno da mangiare sono gli unici che mangiano? No. In genere ne fa uno da mangiare, ma in una famiglia numerosa mangiano in tanti. Ed è più importante far da mangiare o mangiare?
L'obiettivo qual è? Far da mangiare o mangiare? Per fortuna c'è qualcuno che ne fa da mangiare, perché se nessuno ne facesse, non si potrebbe mangiare. Ma non è così grande dignità il far da mangiare. Le donne che sono impegnate in questo da tutta la vita lo sentono come un grande onore? E nella stessa dimensione dovete vedere il compito sacerdotale. Il prete che dice messa è colui che fa da mangiare, prepara la mensa pasquale, e i figli vengono e mangiano, e mangia anche lui. E l'obiettivo è mangiare. Quel Cristo ha scelto noi per farvi da mangiare. Siete contenti? Ed è un compito che chi fa per amore lo fa volentieri. È faticoso anche far da mangiare, ma far da mangiare bene per la famiglia è gratificante, dà soddisfazione. È un'opera buona, faticosa, ma come tutte le opere belle hanno le loro fatiche. Servi premurosi del popolo lo nutrono con la parola. Predicare, parlare, spiegare il Vangelo è dar da mangiare ai figli. È un compito di servizio premuroso. E lo santificano con i sacramenti. Tu proponi loro come modello il Cristo, perché donando la vita per te e per i fratelli si sforzino di conformarsi all'immagine del tuo figlio e rendano testimonianza di fedeltà e di amore generoso. L'obiettivo è santificarsi attraverso il ministero. Si conformano all'immagine del figlio tuo. La dimensione matrimoniale è analoga. Non abbiamo più il tempo per svilupparla, ma vi abbiamo dedicato 2 anni al tema della famiglia, e quindi i discorsi questo aspetto li abbiamo già sviscerati sufficientemente. L'idea centrale del sacramento del matrimonio è quello di indicare 2 persone come ministri, ma non tanto del rito che fanno fra di loro, quanto piuttosto ministri della misericordia, dell'alleanza. L'amore umano che unisce un uomo e una donna, consacrato dal sacramento, fa sì che quella famiglia, quelle persone, diventino segno e strumento della misericordia di Dio. Ed è un ministero, è un sacramento ministeriale il matrimonio. Purtroppo è stato inteso in genere come una riparazione, una specie di benedizione che serve per rendere lecita la sessualità. Si è finito per schematizzarlo in questo modo. Per poter stare insieme bisogna essere sposati. A questo punto, con la benedizione del prete, si può. È tutto in regola. In realtà il sacramento non è semplicemente un permesso, ma è una costituzione di ministri che hanno un compito: fare la famiglia, costruire la casa e fondere fuori di sé quella ricchezza dell'amore di Dio. È la fecondità della generazione dei figli e dell'impegno sociale. La famiglia come piccola chiesa, un piccolo nucleo di chiesa,
Ed è un compito sacerdotale anche quello dei ministri sposati, in quanto comunicano la grazia di Cristo. Anche per il matrimonio ci sono dei prefazzi, ce ne sono tre. Tu hai stabilito con il tuo popolo un patto nuovo in Cristo, morto per la nostra redenzione, gloriosamente risorto, perché l'umanità diventi partecipe della tua vita immortale e coerede della gloria nei cieli. Nell'alleanza tra l'uomo e la donna ci hai dato l'immagine viva dell'amore di Cristo per la sua Chiesa, e nel sacramento nuziale riveli il mistero ineffabile del tuo amore. In due persone che si vogliono bene si manifesta sacramentalmente l'amore di Cristo per la Chiesa. Due persone che si vogliono bene e si donano mutuamente l'uno all'altro, c'è la rappresentazione del mistero dell'amore di Dio. Fa bene alla società vedere delle persone che si amano. Secondo prefazio. Tu hai dato alla comunità coniugale la dolce legge dell'amore e il vincolo indissolubile della pace, perché l'unione casta e feconda degli sposi accresca il numero dei tuoi figli. Con disegno mirabile hai disposto che la nascita di nuove creature allieti l'umana famiglia e la loro rinascita in Cristo edifichi la tua Chiesa. Questo prefazio sottolinea la generazione. C'è un mirabile disegno disposto dal Creatore e questa generazione della vita e della rigenerazione nella Chiesa è compito del sacramento del matrimonio. Terzo prefazio. Tu hai dato all'uomo il dono dell'esistenza e lo hai innalzato a una dignità incomparabile. Nell'unione tra l'uomo e la donna hai impresso un'immagine del tuo amore. Così la tua immensa bontà, che in principio ha creato l'umana famiglia, incessantemente la sospinge a una vocazione di amore verso la gioia di una comunione senza fine. E in questo disegno stupendo, il sacramento che consacra l'amore umano ci dona un segno e una primizia della tua carità. Notate l'insistenza su questo tema che deriva dalla lettera agli Efesini, capitolo 5, il mistero grande che è l'unione di Cristo e della sua Chiesa. Lo sposo e la sposa, uniti dal sacramento, diventano segno di Cristo e della Chiesa. Sono ministri di Cristo e della Chiesa e la loro dimensione nuziale è un servizio alla vita, alla Chiesa, alla società. Il sacramento dell'ordine e il sacramento del matrimonio in modi diversi si integrano come servizi di generazione della vita. È il compito di far da mangiare, di dare la vita, di educare, di far crescere. Se ci pensate, a livello essenziale, quello che fa un prete è quello che fa una madre di famiglia. Generare, far da mangiare, educare, formare, far crescere bene. Sono compiti complementari che fanno parte di un organismo grande che è il corpo di Cristo, l'unico sacerdote, lo sposo.
è Cristo, come il sacerdote è Cristo. E noi in Lui diventiamo veramente figli, finché Dio sia tutto in tutti. E l'obiettivo finale è essere con il Signore. I sacramenti sono segni e strumenti di salvezza, grazie che Dio ci offre per arrivare alla piena comunione di vita con